Intossicazioni da monossido, incidenti stradali, incendi, recupero rapaci sono giorni di grande lavoro per i vigili del fuoco, per le forze dell'ordine e dei nostri comprensori. I carabinieri della compagnia di Breno e i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Borio Terme sono intervenuti nella notte fra venerdì e sabato, insieme al 118, la Croce Rossa di Breno, Camogne a soccorso di Darfo, a Berzo Inferiore, per soccorrere due fratelli tunisini che hanno accusato malore in casa a causa di una fuoriuscita di gas dalla caldaia. Il più grave dei due, un 43enne, è stato trasportato all'ospedale di Esine e poi a Brescia per il trattamento in camera iperbarica. Le sue condizioni comunque non sono gravi. L'altro fratello invece è praticamente incolume. Nella serata di venerdì, i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Borio Terme hanno salvato anche un gufo intrappolato in una canna fumaria a Monte Campione. Una volta soccorso il rapace, che era in buone condizioni, è stato rimesso in libertà. Altri interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia nella giornata di questo sabato lungo la A35 a Castagnato per un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi. Nella carambola sono rimaste ferite anche tre persone affidate alla cura del 118 e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.